in cui tante persone ascoltano l'idea dell'altro e non litigano fra di loro. Per me la pace è un'unione tra delle persone, bella e felice. Per me la pace è la libertà, cosa che però altre persone non hanno perché sono prigioniere della guerra e della paura. Invece la pace è l'esatto contrario. Per me la parola pace ha un significato molto importante. Per me fare la pace significa fare del bene, aiutare sempre il prossimo, ma soprattutto far entrare tutti, e dico tutti, senza distinzione di genere, di sesso, di colore della pelle, nel mio cuore. Per me è la cosa più bella che esiste nella vita, perché fa stare tutti molto più sereni. Ciao a tutti, per me la pace è la cosa più importante che ci sia, perché ci permette di vivere bene nel mondo. La pace per me è l'amore, la devozione verso il prossimo. Allora, per me la pace è tipo litigare insieme agli amici, fratelli, mamma, papà, i membri della famiglia, possiamo dire. Quando in un contesto di amici, ma anche di persone, si rispettano e si vogliono bene, e per mantenere un gruppo uno deve rispettare l'altra persona, ma anche rispettare soprattutto la sua opinione. Quando uno esprime la sua opinione, anche se a me l'opinione può anche non star bene, però per non litigare si rispetta la sua opinione. E anche quando uno ha dei problemi in famiglia, oppure un problema che non riesce a risolvere, grazie anche agli amici gli vanno vicino e l'aiutano a superare questo problema. Così noi nel nostro piccolo possiamo mantenere la pace. Per me la pace è quando uno si vuole bene, quando uno fa le amicizie. Allora, la pace per me è quando c'è un buon clima, un clima sereno. La pace si costruisce attraverso la disponibilità, l'aiuto e la collaborazione dell'altro. Per costruire la pace bisogna rendere felici le persone aiutandole a fare questo e poi a capirle. La pace si può costruire facendo capire alle persone che è bello volersi bene e che bisogna sempre mettere l'amore al primo posto anziché l'odio. Ovviamente da sola io non potrò mai costruire la pace, però come si suol dire l'unione fa la forza, quindi se ognuno facesse un piccolo passo tutti quanti insieme riusciremo a costruire la pace. Per costruire la pace ci vuole la serenità, il bene di Gesù e un po' in più di intelligenza rispetto all'uomo. La si può costruire attraverso le buone azioni, il rispetto, l'amore verso il prossimo, l'altruismo, la fratellanza, e ognuno di noi può essere portatore di pace attraverso, per l'appunto, alle buone azioni. La pace si costruisce giorno dopo giorno con amore e la pazienza. Come ho detto prima, non litigando, perché si possono rompere, per esempio delle amicizie si possono rompere. La costruisco facendo gli amici, poi conoscendo nuove persone e girando. Allora, per me la pace si costruisce avendo un buon rapporto tra le persone. Riesco la pace aiutando e confrontandomi con altre persone. Posso essere gentile con gli altri, aiutarli a fare pace quando litigano e a capirli. E anche io voglio contribuire nella missione di consegnare la pace nel mondo, perché mi piace vedere la gente sorridere, mi piace dare una mano a chi ha bisogno e mi piace l'idea di vivere insieme, di vivere tutti insieme come un'unica famiglia, proprio come desidera Dio. Come ho già detto prima, io da sola posso fare ben poco, però la mia parte la faccio. Cerco sempre di fare del bene, di aiutare tutti e soprattutto cerco di perdonare quelli che mi hanno fatto dei torti. Io, per costruire la pace, cercherò di essere un buon cristiano e seguire i comandamenti di Gesù. Ad esempio, come aiutare un nostro amico che si trova in difficoltà, oppure rispettare chi ci è vicino. Io, per costruire la pace, rispetto sia le persone che le regole, perché la pace inizia dal rispetto tra tutti i popoli del mondo. Con gli amici, tipo per esempio incontri uno con cui fare amicizia, ma non ti convince tanto,
e poi dopo un po' di tempo ti può convincere perché non ti ha fatto niente, e questo può dire per me pace. Io cerco di costruire la pace cercando di non litigare per argomenti sciocchi. Ciao a tutti!